Siamo a San Giorgio per la sesta edizione del mercato della terra e della biodiversità. Tante sono le aziende, i produttori che sono venuti in Canavese per questa due giorni molto speciale, una due giorni che è salutata finalmente anche dal bel tempo. Siamo con Giulia dell'azienda Guaceto, che arriva dalla Puglia. Con te vorremmo scoprire e capire quali sono le iniziative, quali sono i prodotti che voi commercializzate. Allora, Agricola Guaceto, qua vedete il nostro stand, è una piccola azienda, abbiamo una cinquantina di ettari a Torre Guaceto, che è una riserva naturale che c'è in Puglia, dalle parti di Brindisi, in provincia di Brindisi, e ci troviamo proprio all'interno della riserva, quindi seguiamo un po' quello che è il percorso della riserva e la mission della riserva, che è quella di tutelare la biodiversità locale, di cercare di ritrovare semi magari antichi, così come potete vedere qua la nostra passata, è una passata di pomodoro fiaschetto. Il pomodoro fiaschetto è un pomodoro antichissimo che a favore di varietà più ibride e più produttive è andato un po' scomparendo perché ha una resa molto bassa, ma è molto particolare perché è molto dolce, quindi ha un grado di dolcezza altissimo che permette di diciamo non mettere niente nella passata anche per cucinare. È un presidio slow food e infatti noi siamo stati invitati da Slow Food a venire al mercato della biodiversità, che mi dice la parola, è proprio la nostra missione, quindi quello che noi facciamo dentro la nostra azienda agricola è produrre un pochino di passate di pomodoro, un pochino di olio, abbiamo 17 ettari di ulivo, è un olio di una varietà che si chiama Pechelen, è abbastanza piccantino, e poi abbiamo un'esplosione di biodiversità, quindi abbiamo fichi, mandorli, carrubi, melograni, abbiamo anche piantato diversi ettari di asparagi e diciamo che il tutto è combinato sul, diciamo, tutta la nostra azienda sta proprio sul mare e quindi quest'aria diciamo salina, questo vento, questa salsedine eccetera fanno sì che la nostra azienda agricola abbia anche una serie di profumi e di sapori molto particolari, molto, molto locali. Appunto, il locale è importante soprattutto in questo periodo dove si stanno scoprendo sapori totalmente diversi da quelli che è il classico o sono quelli classici della cucina italiana. Sì, vero, diciamo che noi in questo periodo siamo stati aiutati anche giù in Puglia da appunto un momento molto particolare a livello di natura, quindi in un periodo come questi anni passati dove c'è stato poco movimento, poco inquinamento anche per gli animali e per le nostre varietà particolari, le nostre cultivar, è stato un periodo abbastanza irripetibile, quindi hanno avuto modo di aiutarsi flora e fauna per poter sbocciare nel migliore dei modi. Tra l'altro in questo periodo in primavera diciamo anche se vi capita di visitare la zona del Brindisino e quindi scendere verso Torre Guaceto è proprio un'esplosione di colori e di sapori. Quanto è anche importante partecipare a un evento come questo, arrivando da questo periodo molto particolare, il lockdown, che effettivamente ha ribaltato un po' quelle che erano anche le tradizioni nostrane? Allora, per noi è una cosa bellissima, è una cosa anche abbastanza nuova. Diciamo che noi, la mia Agricola Guaceto è nata pochi anni fa da un desiderio mio e di mio padre, e di manifestazioni e fiere noi ne abbiamo fatte ancora poco, proprio perché siamo nati e poco dopo c'è stato il Covid. Quindi per noi è anche una novità a prescindere dal Covid, quindi è anche un esperimento per vedere se i nostri prodotti piacciono, se la nostra immagine è accattivante e soprattutto è un bel modo per farci conoscere in un ambiente che magari è abbastanza lontano anche geograficamente dalla nostra area, e quindi abbiamo fatto un pochino di strada ma ben felici, ben contenti, sì. Quindi per voi è anche la novità di conoscere questo territorio canavese, la zona del nord Piemonte? Esatto, è totalmente una novità e non siamo mai stati da queste parti e vediamo come va, siamo contenti di fare questa prova, siamo emozionati. Siamo con la signora Marisa di Ambiente Grumei, che è tra virgolette una vecchia conoscenza del mercato della terra e della biodiversità. Con lei due chiacchiere per sapere quali sono le prerogative della vostra azienda. Allora, è un'azienda ubicata in Valle d'Aosta, quindi all'altitudine di 800 metri sulla Valle Centrale. Siamo operativi da moltissimi anni, siamo nati come azienda biologica e continuiamo ad esserlo a distanza di
25 anni. Noi siamo un'azienda apistica, quindi produciamo miele, però non è presente oggi perché per noi la stagione apistica è appena iniziata e non c'è ancora a disposizione nessun tipo di miele. Facciamo poi un buon numero di confetture e dado vegetale, quindi con gli ortaggi trasformiamo questo prodotto che è un dado vegetale che da parecchi anni va in Germania. Come si diceva prima, siete conosciuti anche qua a San Giorgio perché per voi non è la prima esperienza. Ci racconta come avete conosciuto il mercato? Ma qualche anno fa avevamo ricevuto un invito, adesso non so esattamente ricostruire attraverso quale vie, e l'abbiamo preso in considerazione. E dopo questa sospensione per 2 anni ci sembrava opportuno dare un segnale di presenza e riproporci, insomma. Non credo che saremmo ricordati a distanza di anni, però era giusto esserci. Tra l'altro, appunto, voi rappresentate la Valle d'Aosta, regione che ha delle peculiarità importanti, e appunto voi portate al mercato alcune di queste. Sì, noi oggi portiamo le nostre confetture, che sono sostanzialmente quelle autunnali, quelle primaverili arriveranno tra poco, il dado vegetale che invece è una produzione costante, ripeto, manca il miele, e diamo anche un segnale su il primo presidio slow food della Valle d'Aosta, che è una patata che si chiama proprio Verreia, che è una patata originaria della Valle, non solo di Verrei, comunque di parte della Valle d'Aosta, e credo che oggi se ne parlerà perché è un presidio recente. Ancora una cosa, anche per quanto riguarda voi, cosa significa tornare a quella che può essere una normalità dopo questo periodo difficile un po' per tutti? È importante esserci proprio per questo motivo, per dare un segnale di ripresa e lasciarci un po' alle spalle un periodo che sicuramente non è stato positivo, non è ancora superato del tutto, ma ampiamente. Siamo con la signora Carmela dell'azienda agricola delle Sinergie, che arriva da Angera, dalla provincia di Varese. Con lei anche chiediamo quali sono le prerogative della vostra azienda, quali sono i vostri prodotti e se si tratta anche della prima volta che siete nel territorio canavesano. Sì, allora buongiorno a tutti. Allora, noi abbiamo una piccola azienda agricola, veramente microscopica, perché per noi è una grande passione. Abbiamo entrambi un secondo lavoro e come passione appunto abbiamo fondato questa azienda agricola, dove coltiviamo un prodotto particolare che è lo zafferano, perché ha un legame profondo col territorio di Angera. E poi insieme allo zafferano coltiviamo delle piante officinali e siamo qui soprattutto per il fagiolo di Brebbia, che è un fagiolo comunità del cibo slow food, e qui troviamo tanti amici appunto di slow food. Noi facciamo appunto parte di Slow Bean, che è praticamente una rete di slow food che raccoglie tutti i legumi d'Italia. Fa parte anche la pettela del Canavese. Di cui fa parte appunto la pettela del Canavese. Oggi noi qui siamo appunto con il nostro fagiolo di Brebbia, che è tra l'altro l'unico comunità del cibo lombardo, per cui rappresentiamo la Lombardia in questo momento. La nostra azienda è una piccola azienda, ma siamo certificati bio, e quindi anche il nostro fagiolo è certificato bio. E poi la nostra prerogativa è che trasformiamo tutti i nostri prodotti, abbiamo anche un laboratorio alimentare, e quindi trasformiamo i prodotti, li trasformiamo in conserve, confetture, e facciamo anche una grande parte di benessere, quindi facciamo tisane, rimedi naturali, cosmetici naturali, legandomi anche al mio lavoro, perché io di lavoro sono una biologa e faccio questo per aziende e lo faccio anche per la mia azienda. Fagiolo, che appunto è una peculiarità della zona, qualche suggerimento per chi in questi giorni dovesse venire a acquistare il fagiolo, in che quale tipo eventualmente di piatto si può utilizzare? Allora, innanzitutto diciamo da subito che il fagiolo di Brebbia è un fagiolo molto particolare, perché è un fagiolo precolombiano, quindi è presente nel nostro territorio, territorio di Brebbia, ma comunque in Europa, prima dell'avvento di Cristoforo Colombo, che ha portato tutti gli altri fagioli. E con questo avvento però questo fagiolo è andato in disuso, proprio perché ha una bassa resa, molto bassa. Immaginiamo, è un fagiolo molto piccolo, lo possiamo anche andare a vedere? Sì, perfetto.
Ecco, come vediamo è un fagiolo, ma praticamente è quasi una lenticchia, è molto molto piccolo, quindi ha una resa bassissima, proprio per questo non viene più coltivato. Noi siamo l'unica azienda agricola che lo coltiva ed è un fagiolo che ha delle grosse caratteristiche nutritive e poi ha un gusto molto molto delicato, quindi può essere utilizzato partendo da piatti antipasti, ma arrivare fino anche al dolce. Una curiosità, nelle ultime fagioliadi di Slow Beans, che sono una gara semiseria dove i produttori si cimentano nella preparazione di un piatto con il proprio legume, abbiamo vinto il primo premio come piatto, diciamo, più primo assoluto, il piatto più gettonato. Questo è successo a Capannori a dicembre scorso. Le chiedo ancora, unite quindi anche tra l'altro un territorio particolare, bellissimo, come dicevamo prima, telecamere spente, che è quello di Angera, quindi unite turismo a enogastronomia, quindi due particolarità che il nostro paese, e parlo d'Italia in generale, sono importanti. Assolutamente sì, anche perché questo è un prodotto proprio del territorio, quindi perché Brebbia è un paese confinante con Angera e quindi noi siamo all'interno del disciplinare e uniamo appunto alla coltivazione del fagiolo anche il nostro zafferano, che è un altro prodotto tipico appunto del territorio, tanto è vero che noi di questo prodotto abbiamo ottenuto anche la Deco comunale l'anno scorso, proprio perché è stato riconosciuto come prodotto del territorio e quindi stiamo sponsorizzando due prodotti molto importanti per il nostro territorio. Questo perché si tratta di una spezia che veniva coltivata già nel 1810 da un medico della casata angerese. È stata la prima coltivazione di zafferano della Lombardia. E quindi noi abbiamo riportato questo, diciamo, in auge, ecco, questa coltivazione che era andata un po' persa, era ancora in qualche orto di qualche persona anziana, ma noi l'abbiamo riportata in un'azienda agricola. Siamo con Ilario Garbani di Farina Buona, che arriva dal Canton Ticino. Con lei chiediamo quali sono le caratteristiche dell'azienda che rappresenta e il perché si trova oggi ospite in canavese. Allora sì, buongiorno, la Farina Buona è un prodotto del Canton Ticino, soprattutto di una piccola valle, Valle Onzernone, che parte da Locarno per intenderci, è una piccola valle molto povera. E lì avevamo questa tradizione di tostare, perché c'era anticamente l'artigianato, quasi l'industria dei cappelli di paglia come quello che ho su io adesso, che si intrecciava e quindi avevano molta segale, per mantenerla nel tempo la si tostava. Poi è fallita questa industria e andando avanti è arrivato il mais e col mais si è fatto la stessa cosa, quindi la Farina Buona è una farina di mais che viene prima tostato, quindi una farina già cotta, non è proprio una farina, è quasi una spezia, no? E sono qui perché sono della famiglia di Slow Food, quindi è un presidio Slow Food svizzero, uno dei pochi, non ne abbiamo tantissimi, e sono stato invitato anche grazie a questo, quindi sono molto contento di essere in Piemonte, che io sento un po' come la mia patria, perché comunque in Ticino sono arrivati dal Piemonte alla fine, insomma, non certo dal Canton Uri, ecco. La farina, questo tipo di farina, quale utilizzi ha in particolare? Allora, in particolare noi l'abbiamo sviluppata rispettandone un po' la natura, perché è una farina che viene quindi tostato, il mais viene tostato, quindi è già cotta, no? È già cotta. Quindi abbiamo questo fatto che veniva mangiata, vedi, questo è il mais normale, poi viene cotto. E anticamente veniva mangiata con latte, quindi latte, un po' di burro, un po' di sale, quindi gli ingredienti che c'erano una volta. Noi abbiamo voluto rispettare questa tradizione e uno dei primi prodotti che è nato è il gelato. Quindi noi abbiamo qui il gelato per quasi una prima piemontese, non proprio perché a Torino c'è un signore che lo fa già da anni, però diciamo poco conosciuto qua in Piemonte, un gelato alla Farina Buona. Quanto è importante essere a un evento come questo, soprattutto dopo il periodo particolare che si è vissuto a livello mondiale? È molto importante perché si vede che tutti hanno voglia di ricominciare. Tutti hanno voglia di ricominciare, sia dagli organizzatori e sia lo vedi, lo senti proprio nell'aria, che la gente ha voglia di riprendere a vivere normalmente. Quindi è molto importante, per me è molto importante essere qui anche in Italia,
anche se i problemi per passare la dogana ci sono sempre, di importazione, esportazione, bolle, non bolle, tutto il resto, però diciamo che è un mercato interessante e ci sono anche dei posti in Italia dove c'era una farina buona, insomma, non chiamata così, ma insomma c'erano anche in Italia, quindi interessa molto. Ecco, ma per chi in Italia volesse contattarvi, c'è la possibilità di... come raggiungervi? Sì, abbiamo il sito, naturalmente sono due o tre aziende in Italia che fanno il gelato già, tra cui una grande a Modena, e noi siamo interessati tramite il sito, poi spediamo per posta, perché appunto per adesso non abbiamo una vera e propria distribuzione italiana, non siamo ancora riusciti a creare questa rete, soprattutto perché esportando un prodotto svizzero è piuttosto caro, se poi hai le tasse doganali diventa, è già caro per la Svizzera, diventa impossibile. Quindi sto cercando poco alla volta con un amico di Ivrea di mettere assieme una produzione col mais piemontese, di far rinascere una tradizione che comunque appartiene al Piemonte, in Valsesia hanno una farina uguale, praticamente chiamata farina secca, e quindi la